Ci sono volute due perle, la prima meravigliosa di Banegas per avere ragione su Notaresco, capace di imbrigliare la formazione di Pagliari per tutto il primo tempo e parte del secondo. Il tecnico rossoblù per l'infrasettimanale dell'ottava giornata di Serie D cambia qualcosa nel suo scacchiere. Gueli e Di Santo partono come esterni difensivi, mentre Mantini mette muscoli a un centrocampo facendo scivolare Misuraca qualche metro più avanti. Banegas e Belloni sono i riferimenti offensivi, anche se la gara del 9 dura pochissimo per noi e muscolari. Dall'altra parte Evangelisti conferma il 4-2-3-1 con Salle e Forcini sugli esterni a dar manforte a Persano. Nel cuore del centrocampo la solita sapiente regia di Andrea Arrigoni. La gara inizia in modo soporifero e allora la prima notizia sul nostro taccuino riguarda proprio l'infortunio di Belloni, che al 12° è costretto al cambio. Al suo posto Guido Baldi. L'Aquila forse subisce il colpo a livello mentale e si abbassa consentendo ai teramani di farsi pericolosi con Salle che per ben due volte mette i brividi a Michelin. Prima con un tiro cross velenosissimo sventato dall'estremo di casa, poi sprecando da buona occasione faccia a faccia col 12 rossoblù. Al minuto 26 anche Evangelisti deve rinunciare a un suo pezzo pregiato. Di Bartolo porta pressione al giropalla difensivo aquilano, ma subito dopo si accascia per un problema alla coscia sinistra. Al suo posto Di Cairano. In un primo tempo noioso corriamo al minuto 36 quando su traversone di Di Santo Guido Baldi cerca e trova l'impatto con la sfera, ma la deviazione dei teramani evita il passivo a Ferri e compagni. Prima del duplice fischio si fa vedere ancora il Notaresco, la conclusione di Persano si spegne nel settore. Dopo il riposo Pagliari mette dentro subito Keita e Giannini, saranno questi i cambi decisivi per cercare di sparigliare le carte a un assetto tattico teramano equilibrato. I primi a farsi vedere sono comunque però quelli del Notaresco, che da angolo battuto da Arrigoni testano i riflessi di un Michelin pronto a sventare l'insiede in area di Ferri. Al 17° Giannini cerca di sorprendere l'Oliva con un tiro improvviso dalla distanza. La conclusione sembra inizialmente dirigersi verso l'incrocio, ma sull'ultimo metro di percorso la sfera si alza facendo disperare il 7 aquilano. Nemmeno due minuti più tardi è sempre Giannini a creare scompiglio in area teramana e stavolta l'Oliva deve intervenire sul velenosissimo tiro cross. Improvvisamente la gara si sblocca grazie a un pallone che in area aquilana viene dapprima gestito da Sal, che in precario equilibrio fa arrivare comunque la sfera su un Persano che non trova lo specchio per l'intervento irregolare di Di Santo, che con il braccio trova nettamente la sfera. Dal dischetto Arrigoni non sbaglia, firmando il vantaggio ospite. L'Aquila sembra incapace di reagire e per qualche minuto diversi spettri aleggiano su un gran sasso d'Italia abituato sempre a gioire. Allora, nei momenti difficili, ci si affida a quelli coi piedi buoni. L'ottimo Keita al 34° guadagna un calcio di punizione da posizione vantaggiosissima. Poliziotto fischia e Banegas più tardi esegue. Il quinto centro stagionale prenderà di certo la copertina del match. E non solo. L'ultima emozione è quella decisiva. Al primo minuto di recupero dei quattro previsti, Banegas pesca ancora nel suo bagaglio pieno zeppo di fantasia, regalando a Keita un pallone invitante in area di rigore. Il 14 salta più alto di tutti e in girata spinge in rete la testata del sorpasso e della definitiva vittoria.